È con noi in studio Oscar Cicuto, sindaco di Teglio Veneto. Noi ci siamo lasciati un paio di mesi fa, ma non era la prima volta comunque, eh, sui lavori che oggi a Teglio Veneto si stanno realizzando nel territorio. I lavori sono partiti, evidentemente tutto quello che lei sperava... Nelle interviste precedenti si è realizzato. Ci può spiegare adesso che i lavori sono, eh, diciamo, a buon punto cosa si sta facendo e i tempi anche di realizzazione di questi eh, lavori. Eh, vi ringrazio di aver questa opportunità e ringrazio Media 24 per l'opportunità. I lavori sono due principalmente, eh, molto diciamo, importante per la nostra comunità perché ricordo che andiamo quasi a usare risorse per 1.800.000 euro tra i vari finanziamenti che il Comune ha diciamo, trovato, trovato come con i bandi, più una piccola parte che andrà a mettere il Comune con l'avanzo libero che in realtà ha già stanziato. Per quanto riguarda i lavori lungo la strada provinciale 93 e la ferrata, eh, parlavamo delle due rotatorie, delle due intersezioni con l'inserimento delle rotatorie. Una è praticamente terminata, la settimana prossima vedremo l'asfaltatura della stessa, che è la prima proveniente da Porto Ruaro, e già la stiamo usando in questo periodo, quindi già si stanno un po' tarando eventuali difficoltà e, e sembra che in realtà anche se c'erano molte perplessità anche dalla parte dei fruitori di mezzi pesanti o agricoli, in realtà sta funzionando, non, ci sono avuto, non abbiamo avuto problematiche particolari. E qui abbiamo già terminato anche l'illuminazione, proprio in questi giorni hanno installato anche le ultime plafoniere, quindi manca solamente la sfaldatura e la segnaletica orizzontale e verticale. Mentre sono già partiti, sono molto avanti i lavori per la seconda rotatoria, sempre lungo la SP93, la strada La ferrata, con l'intersezione con la strada comunale di Via Viola questa è quella più particolare più complicata perché abbiamo molti sottoservizi quindi eh, detto volgarmente tubazioni di altri eh, gas acqua e telefono quindi in più impegnative abbiamo una parte che è fognatura e qui andremo abbiamo un po rallentato i tempi che inizialmente erano termini lavori per il termine del, del, del 2022 Sposteremo il tutto probabilmente a termine di febbraio, metà marzo del 2023, perché nel contempo abbiamo deciso eh, di inserire una sistemazione della rete idraulica, un primo stralcio della rete idraulica minore e quindi per risolvere dei problemi di idraulica, di acqua cosiddetta, come c'erano queste bombe d'acqua. Per portarle fuori dalla parte nord della campagna alla parte sud e quindi con due tubazioni importanti: un'opera che costa circa sui 50.000 euro, che andiamo a inserire sotto, sotto la rotatoria. I lavori, appunto, come sono già iniziati, e per metà marzo possiamo definire. Altra cosa importante sono la messa sicurezza con la viabilità pedonale e ciclopedonale ciclo pedonale lungo la SP91 che sarebbe la strada che porta dal capoluogo di Togliovento verso la frazione del, del, del comune di Fossalta di Frata, quindi. E anche qui i lavori, il primo stralcio è già in uno stato di avanzamento molto importante, hanno già fatto le nuove recinzioni, hanno già cominciato a fare gli aiuoli di sparti traffico, come si suol dire, tra la parte ciclabile e la parte pedonale e la parte carrabile e anche qui pensiamo che tutti e due i lotti siano finiti all'incirca permettendo, verso la primavera inoltrata, quindi verso maggio. Ecco, eh, la seconda parte, diciamo, di questa della viabilità che dovete realizzare con, quando partirà e quando pensate che finirà. Allora, il grosso è già partito, in questi giorni già, già si vedono, purtroppo, ecco, devo chiedere scusa ai cittadini perché quando si fanno i lavori si creano sempre dei, dei problemi di traffico, di ingorghi, semafori e quant'altro. Però questa è una situazione obbligatoria per arrivare poi al fine. Che, come ricordiamo, sono circa 30 anni che si aspetta, quindi che venga sistemata in sicurezza questa viabilità e qui ci sarà questa transazione. I lavori sono partiti. Quando pensiamo alla sfaldatura, la sfaldatura verrà fatta verso la fine, le verso la fine. per appunto il termine totale dell'opera totale sarà fatto per, come dicevo prima per maggio. Più importanti verso già fine di questo mese, prima di febbraio, vedremo lavori ancora più importanti. Quindi, nel secondo lotto, ci cominceranno a vedere le aiuole o comunque diciamo le parti che divideranno la parte ciclo pedonale dalla parte carrabile. Si cominceranno a vedere appunto verso questo periodo di febbraio. Ecco, abbiamo visto chi passava che hanno messo giù anche la fibra. Sì, c'è stato l'inserimento sia nelle rotatorie sia. Eh, diciamo, nella viabilità eh, di un impianto di fibra, per ora c'è l'impianto di fibra di una delle ditte private che hanno chiesto come, da, come la legge lo permetteva di poter passare eh, lungo l'illuminazione pubblica, in questo caso verrà messa una tubazione a parte, che appunto è a carico della ditta, non è a carico della, della comunità, diciamo. però viene comunque inserito come da piano nazionale una tubazione per eventualmente inserire la seconda la seconda fibra, quella cosiddetta nazionale, statale, che volgarmente in gergo viene de definita, perché da quello che insomma, riusciamo a contattare con gli uffici nel 2023 verso la fine dovranno cominciare anche i lavori di stesura della fibra, quella appunto come dicevo prima nazionale, che poi darà la possibilità di accedere a tutti quanti i vari operatori in base alle varie offerte che uno deciderà. Ora abbiamo soltanto una fibra che in alcuni punti del paese, nello specifico, nella fra, in molte parti della frazione di Cintello, nella zona artigianale e in qualche parte verso il centro, anche nella, nel, nel capoluogo, è già fruibile con un operatore privato appunto. E si comincia insomma, già a vedere dei miglioramenti, anche perché come sappiamo eh, sempre più si usa anche i comuni stanno facendo la varia transazione digitale, anche il comune Italio Veneto. Mi permetto di dire che abbiamo avuto finanziamenti per circa 120.000 euro per poter fare la trattamento digitale anche noi, quindi trasformare anche il nostro piccolo comune in un comune digitalmente avanzato per dare molti servizi. Fra un po' non servirà più venire in comune per fare la carta d'identità o per la documentazione. Già in parte la documentazione può essere fatta scaricandola dal sito del ministero. Ma per questo dobbiamo collegare il nostro comune database con il ministero, e quindi anche il comune dovrà usufruire di, di questo come per esempio usufruisce della Fibra digitale appena sarà finita di, di, di essere stesa e attivata, per tutte quante il sistema di sicurezza di telecamere che nel nostro comune conta circa una trentina di telecamere quasi, che sono tutte quante state attivate finalmente proprio nella fine dell'anno e quindi il territorio è più controllato. Non sono telecamere di velocità come qualcuno aveva paura, ma la maggior parte sono telecamere di sicurezza, di controllo del territorio e già le forze dell'ordine le possono utilizzare. Per quanto riguarda il futuro, avete in mente qualche lavoro in particolare? Lavoro in particolare no, nel senso che ci sono molti lavori. La programmazione di un'amministrazione non può essere con il termine del proprio mandato, ma deve essere sicuramente lungimirante e poi soggetta eventualmente a modifiche. Noi abbiamo già fatto dei bandi e alcuni li abbiamo anche già diciamo, aggiudicati. In merito alla sistemazione del centro del, della frazione di Cintello, e per il 24 di gennaio eh, abbiamo, abbiamo convocato una riunione pubblica nella quale vogliamo condividere le problematiche che già una parte dei cittadini ci ha detto della frazione, ma vogliamo condividere eventuali possibilità, e eventuali idee, in maniera che poi i progettisti che andranno a progettarla. Abbiamo già dato l'incarico, ma i progettisti potranno nella parte definitiva esecutiva andare a capire anche le idee dei cittadini per dare un servizio migliore. Quindi questa è sicuramente un'opera che andrà avanti, il bando ci, dava 4, ci, ci ha dato 460 mila Euro circa e quindi questa è la prima. La seconda è un bando in essere, nel senso che stiamo attendendo la fine della parte diciamo così, istruttoria da parte del Ministero sempre a stare sul bando area di confine e della sistemazione, come accennavo inizialmente, della rete idraulica minore nella, nel, nella parte diciamo, a confine tra la frazione e il capoluogo, quindi lungo sempre la ferrata, dove ci sono problemi importanti di acqua che arriva dal Friuli e vanno a scolare il nostro territorio. 460.000 euro, una piccola parte, mila euro, in realtà con fondi propri l'abbiamo già appaltata e andrà sotto la rotatoria che dicevo prima. Ma c'è tutto quanto, l'altra parte molto più importante, con dei piccolissimi espropi chiederemo ad alcuni agricoltori che ci diano mezzo metro di fosso per allargare la capienza, perché ormai non è più soltanto che il fosso è un'area per sgrondare, per diciamo, far passare e andare via l'acqua, ma deve diventare sempre più anche un momento per contenimento momentaneo dell'acqua perché abbiamo queste piogge torrenziali, queste bombe d'acqua che vengono dette, quindi si deve contenere al momento e poi far defluire con calma, altrimenti avremo dei problemi di allagamento comunque a, a valle. Non possiamo pensare di risolvere il problema solo a monte, ma dobbiamo pensare anche a valle, perché un territorio per lavorare bene insieme, per non dare problemi agli altri, deve avere delle progettazioni che sono coese e continue in tutto quanto il suo territorio, anche con i comuni contigui. Prendiamo l'occasione, visto che è qui, signor Sindaco, avete fatto la conferenza dei sindaci della sanità del Veneto orientale, dove era presente anche l'assessore regionale alla sanità, e avete parlato degli ambiti sociali del Veneto. Per quanto riguarda il nostro ambito, che è l'US4, eh, ci può spiegare cosa cambia e soprattutto cosa diventa questo ambito? L'argomento allora, è abbastanza complicato ed è difficile perché in realtà eh, la regione ha dato avvio a una concertazione assieme a tutti quante le varie conferenze dei sindaci del Veneto. Eh, perché c'è l'idea di eh, redigere questo nuovo apparato eh, legislativo che andrà a definire anche giuridicamente, quindi dare una valenza giuridica agli ambiti territoriali ter sociali. perché di questo si sta parlando. In realtà per quanto riguarda, eh, riguarda la riunione c'è stato appunto l'assessore Lanzarin che è venuta come ultima conferenza c'era la nostra da ascoltare perché è una programmazione di tempi e per eh, dire quali saranno i contenuti di questa legge. No, oggi non abbiamo ancora la legge, non abbiamo ancora la bozza, poi appena insomma, gli uffici regionali e i vari passaggi faranno la stesura, poi la condivideranno, questo ci è stato detto dall'assessore, anche con i territori, quindi, quindi eh, tutta la parte del Veneto. Oggi noi abbiamo 21, eh, abbiamo 21 ambiti sociali abbiamo, nel nostro territorio del Veneto. Il nostro è uno di quelli un po' particolari perché, fatta il caso, già combacia con l'area dell'ASL. Mentre le ASL non sono 21, gli ambiti sociali sono 21. Nel nostro caso, appunto, combacia. Questo potrebbe essere un punto anche già di forza per non avere tante modifiche. È stato riconosciuto comunque da tempo che l'ambito territoriale nostro è un sociale, parliamo sempre, è un ambito che insomma si è sempre dato da fare ed ha anche un buon funzionamento. La difficoltà che i comuni hanno sempre dimostrato, e anche nell'ultima riunione appunto della conferenza hanno, hanno portato all'attenzione dell'assessore Lanzarin, è quello che in realtà l'ambito oggi non ha una forma giuridica. Quindi, l'ambito come la legge lo prevede, il sociale in realtà, il sociale, come la legge prevede, viene a pesare sulle, eh, sui bilanci dei comuni. Perché è sociale e i servizi sociali sono a carico degli enti locali, e comunali. Questa forma giuridica dovrebbe permettere di migliorare, ci sono già regioni che hanno l'ambito come forma giuridica, il vicino Friuli e la vicinissima comunque anche Emilia-Romagna, bensì noi pensiamo sempre un po' più al Friuli. Quindi le assenze sociali tanti servizi sociali andranno gestiti dal punto di vista anche amministrativo come ambito. Quindi si creerà questo ente, da quello che noi possiamo capire oggi, riconosciuto giuridicamente, il quale avrà anche un, un sistema amministrativo di rendicontazione rispetto a finanziamenti che arrivano presso, tramite dei bandi o comunque da, da chi li finanzia. Oggi il problema è che questo, questo nuovo ente, chiamiamolo così, questo nuovo apparato giuridico che si chiamerà ambito territoriale e sociale, la TS, è finanziato da chi già oggi finanzia i servizi sociali, quindi fin sarà finanziato, almeno nella parte iniziale, deve essere finanziato comunque dall'ente locale. E qui è il primo problema che, è, eh, che ci sono posti tutte quanti le conferenze, perché, ribadisco, le problematiche nostre comunque sono quelle delle altre. E cioè in questa fase di transazione in cui ci sarà questo nuovo, eh, nuovo ente, nuova forma giuridica di ATS che deve formarsi, e chi paga il contenuto, quindi oggi la legge crea il disegno per costruire una casa, ma poi il progetto da chi viene portato avanti? Oh, da oggi ci viene detto eh, i servizi sociali sono in carico agli enti locali, pertanto saranno loro. Quello che noi però ci poniamo da amministrazioni, quindi da quella figura politica e amministrativa legata da vicino a stato in contatto con il cittadino è come possiamo non far mancare il servizio, perché se l'ente che in questi anni è sempre stato più caricato di incombenze e di servizi verso i cittadini, ma il bilancio è rimasto sempre quello, se non peggiorato, perché... Eh, non, si, non ci si vuole piangere addosso, però dobbiamo leggere un po' la realtà che l'aumento anche delle varie utenze, quindi gas, luce e quant'altro, non sono pesate solo purtroppo sulle fasce dei cittadini. E già qui è un problema perché bisognerebbe già aiutarli per questo, ma sono pesate anche su, quello, su quelle degli enti. Faccio un esempio molto veloce, per il comune di Teglio-Veneto il costo kilowatt fino al mese di maggio con un... Andando sui portali, quelli per la amministrazione, era di 5 centesimi a kilowatt. Oggi noi paghiamo quasi un euro a kilowatt e l'ente sta in piedi: come? Con le tasse, ma in teoria dovrebbe essere che l'ente cerca sempre di dare i stessi servizi e magari di abbassare le tasse, perché già abbassare la tassa dell'ente è un aiuto per la famiglia, per il cittadino e che è uno degli obiettivi che deve avere qualsiasi amministrazione. Tutto questo insieme, quindi di aumenti, bilancio che rimane sempre uguale, personale che non si riesce a trovare perché, comunque, nel 2000, tra il 2023 e il 2024 il Comune di vedrà tre figure andare in quiescenza. Dovremmo sostituirle: sostituirle vuol dire creare dei di bandi, creare dei concorsi, creare dei bandi, dei concorsi a un costo perché oggi abbiamo l'amministrazione digitale, quindi anche i concorsi devono essere fatti con una forma digitale perché questo serve a dare risposte poi ai futuri cittadini anche, quindi tutto funziona tutto è bene. Il problema alla fine è quello italiano, è sempre quello che poi andiamo a pesare sulle tasche e quando facciamo i conti con il portafoglio e con quello che abbiamo lì cominciamo a avere le difficoltà. Quindi, per tornare al tema dell'ambito territoriale, il dubbio è come mantenere il servizio con i soldi che abbiamo, ma come nel contempo creare questa nuova macchina che sicuramente io ho fiducia che eh, quando andrà a regime creerà delle economie di scala o meglio, creerà dei servizi migliori, perché dobbiamo cominciare a capire che è vecchia la storia che chi, chi, chi arriva dopo di un'altra persona diminuirà le tasse e abbasserà, e abbasserà il costo delle cose, ormai il costo sta sempre aumentando, non è giusto però è così e dobbiamo cominciare a essere un po' anche veritieri su quello che diciamo. Quello che si deve fare però è aumentare i servizi. Ricordiamo che molti anni fa i servizi sociali non esistevano nei comuni, quindi comunque il sito sociale è un servizio in più che viene dato, però deve essere fatto in una certa maniera e deve rispondere sempre più a degli obiettivi delle persone. Detto questo, il dubbio che noi, che noi è rimasto, o almeno a me è rimasto, è quello come, andrà, come si andrà a oleare la macchina, come si andrà a, a, a mettere a regime la macchina e chi pagherà questa questa diciamo trasformazione. La, domanda, la risposta non c'è stata perché appunto oggi l'assessore sociale è in carico agli enti. Cosa saranno poi questi ambiti territoriali? Gli ambiti territoriali, da quello che si capisce, saranno quello che i comuni vorranno, perché comunque poi la responsabilità sarà sempre del sindaco, del singolo sindaco, perché comunque oltretutto ricordiamo che in molti comuni il sindaco... È l'amministratore la primo che però è responsabile di un po' di tutto della, dalla sanità, in alcuni casi anche della polizia, praticamente, dove non ci sono magari eh, i commissariati e quant'altro. L'ambito in realtà, in base alla decisione dei sindaci, sarà una grande convenzione tra i comuni dove si andranno a gestire in maniera migliore questo è l'obiettivo, i vari servizi. I vari servizi sociali che sono tantissimi in realtà perché vanno da, dalle mense alle persone bisognose, quindi anche alle persone magari pensiamo agli anziani che non hanno bisogno di farsi da mangiare e qualcuno non può seguirli, ai vari servizi per la disabilità, ai vari servizi per le famiglie fragili, quindi anche le famose assistenze sociali che però l'assistenza sociale oggi è il braccio pratico. In questo momento in realtà l'assistenza sociale sta facendo anche il braccio amministrativo. Del servizio. Con l'ambito, l'ambito sarà la parte, l'ambito quindi l'ente/ambito sarà la parte amministrativa di questo ente, mentre la parte pratica rimarranno le essenze sociali con i vari servizi che i comuni decidono di far erogare all'ambito. È complicata? Sì, sicuramente è una cosa complicata, è una cosa all'avanguardia, stiamo aspettando quanto prima che ci dicano. La legge, come sarà fatta realmente, quindi sappiamo, sappiamo il disegno qual è, non sappiamo bene però quali sono, eh, abbiamo come si usa dire in, in gergo anche amministrativo, abbiamo lo studio di fattibilità, adesso aspettiamo che arrivi la parte definitiva esecutiva. Ecco, e, e speriamo che nella parte definitiva esecutiva, con i suggerimenti che tutti quanti le conferenze hanno dato. Sia capire che anche per arrivare all'esecutività, oltre che alla parte, esecu parte esecutiva, l'esecutività servono delle finanze per dare dei servizi migliori, perché non è pensabile che per un periodo si sospenda il servizio sociale, che non sarà un periodo di un mese, due mesi, ma sarà un periodo di transazione, probabilmente anche di qualche anno, non si può pensare di sospendere per poi riprendere in maniera migliore. Dovrà essere una transazione migliorativa del servizio che oggi diamo.